Nelle Filippine, la delegazione Madre di Misericordia delle piccole missionarie della Carità è nata il 20 novembre 2016 e conta ad oggi 6 suore missionarie di voti perpetui, 2 sacramentine, 8 postulanti e 4 aspiranti. Sono già 13 anni che le religiose di Don Orione hanno cominciato la missione nelle Filippine. È la prima missione in Asia, il continente dove è nato Gesù. Qui sono ancora pochissimi cattolici e si tratta di una sfida per i missionari. Il primo obiettivo è quello di evangelizzare con la testimonianza di comunione e con le opere di carità. La clinica e il Feeding Program sono stati i primi canali per portare la misericordia e l'amore di Dio ai fratelli più piccoli e fragili. Servire e accudire i malati nella clinica di Payatas è un apostolato caratteristico delle piccole sorelle missionarie della carità nelle Filippine. Payatas è una zona molto povera, circondata dalle immondizie della grande città, che la gente divide per il riciclaggio. Ci sono 2 suore che lavorano in questa struttura semplice. Una è medico, l'altra si dedica alla farmacia. Distribuiscono farmaci ai pazienti per un prezzo minimo o anche gratis quando è necessario. I malati hanno vari tipi di patologie e tanti sono bambini. La media è di 60 pazienti al giorno. La clinica è aperta solo al mattino, ma l'orario è flessibile e si continua finché tutti i pazienti sono stati visitati. La clinica funziona come centro di tubercolosi e si lavora in rete con il governo. Il personale consiste in una infermiera che è pagata, un assistente di laboratorio volontario e 3 altre volontarie che registrano i pazienti al loro arrivo o aiutano i malati di tubercolosi. Ogni giorno chi si rivolge al centro ritira medicinali e cibo, anche gratis. La dottoressa intervista tutta la famiglia del malato per fare l'esame della tubercolosi e fornisce consigli utili su come trattare il paziente malato. Ci sono anche tanti pazienti che soffrono di diabete o di ipertensione e che hanno bisogno di medicine e di istruzioni terapeutiche. Le suore trovano il tempo di parlare con tutti i malati per ascoltare i loro problemi e offrire qualche consiglio. In casi gravi visitano il malato a domicilio e quando muore vanno alla loro casa per portare le condoglianze e pregare insieme alla famiglia. Ci vorrebbe più tempo o personale religioso per questo servizio alle famiglie. Le religiose di Don Orione possono contare sull'aiuto di benefattori che offrono sostegno per l'acquisto di farmaci. Recentemente hanno comprato una macchina per le ecografie e sono sostenute da una famiglia degli Stati Uniti per un progetto rivolto alle donne in stato di gravidanza che altrimenti non potrebbero permettersi un esame simile in una struttura pubblica dove le spese sanitarie sono tutte a pagamento. C'è un costante bisogno, insomma, di aggiornare le apparecchiature e acquistarne di nuove per offrire un servizio migliore. Per questo le piccole missionarie si affidano alla Divina Provvidenza, sicure che non le abbandonerà. Il Feeding Program e il Tutorial Program. Questi 2 servizi delle piccole missionarie della carità nelle Filippine hanno al centro i bambini e i ragazzi poveri della zona. Così cercano di evangelizzare anche le famiglie e fa sperimentare a tutti la presenza e l'amore di Cristo. Il Feeding Program conta 47 bambini iscritti che provengono da uno slum vicino. I bambini hanno dai 3 ai 7 anni e sono tutti sottopeso e troppo piccoli di statura per la loro età. Vengono al centro per 6 mesi, ma anche di più se necessario. Non tutte le mamme sono motivate a portare lì i loro figli e così qualche volta le suore vanno a visitare le famiglie per spiegare l'importanza del Feeding Program per la salute e la vita del bambino. Le mamme coinvolte aiutano poi in cucina a turno insieme a una sorella. In questo contesto i bambini imparano non solo a ricevere ma anche a donare. Una piccola scatola che ben conoscono raccoglie gli spiccioli delle loro rinunce. Quando la scatola è piena la si porta in diocesi per cooperare al sostegno del Feeding Program a livello nazionale. La diocesi sostiene questo progetto in ogni parrocchia con un piccolo contributo per ogni bambino, ma non basta.
Con i benefattori locali e anche dall'estero, in particolare da Italia e Canada, le suore riescono a portare avanti questo servizio. Alcuni donano scarpe, altri giocattoli. Le donazioni offrono l'opportunità di festeggiare ogni mese compleanni dei bambini e alla fine dell'anno fare una piccola gita, mamme e bambini insieme. Il Tutorial Program è anche un'iniziativa della diocesi in cui collaboriamo. Noi offriamo i locali ogni domenica per la formazione dei ragazzi poveri, dai 7 ai 15 anni. Gli insegnanti sono giovani volontari che a loro volta sono stati aiutati dal programma. Insegnano computer, matematica, scienza ed inglese. Le suore invece sono impegnate nella formazione umana e nella catechesi per aiutare i ragazzi a crescere nella fede e come persone. Con la parrocchia e i benefattori si provvede a borse di studio e materiale per la scuola per ogni ragazzo e ragazza. Alla fine dell'anno scolastico i migliori studenti in ogni materia sono premiati con diplomi e medaglie. La crescita della congregazione e le vocazioni asiatiche. Il numero ridotto di suore fin dall'inizio ha condizionato l'attività di carità e di pastorale con i giovani. La sfida raccolta allora dalle piccole missionarie della carità è stata quella di andare a fare pastorale vocazionale in altre nazioni. In particolare in diversi paesi dell'Asia ci sono comunità cristiane vitali ed entusiaste dove fioriscono con abbondanza le vocazioni alla sequela di Gesù nella vita consacrata. Il primo paese fu l'Indonesia. Ogni anno le religiose vi si recano per fare pastorale vocazionale e con l'aiuto della gente del posto sono riuscite a raccogliere tante vocazioni. Attualmente la loro formazione avviene nelle Filippine, ma il desiderio è quello di aprire in Indonesia delle comunità religiose. La seconda apertura è stata in India. Il vescovo della diocesi di Warangal ha dato la benedizione per una presenza delle suore. Lì le ragazze intanto finiscono i 2 anni obbligatori dopo la scuola media e così possono cominciare l'aspirantato. All'orizzonte c'è la possibilità concreta di andare a fare qualcosa di simile anche in Vietnam e in altre nazioni. Per tutte le aspiranti la formazione prosegue nelle Filippine attraverso una realtà intercongregazionale che viene sempre curata e aggiornata, con anni di esperienza alle spalle. Tutte le congregazioni fanno così, perché le Filippine sono un paese a maggioranza cattolica. L'evangelizzazione in Asia viene così fatta con modalità differenti perché i cattolici stranieri non vengono accettati dai governi o sono comunque sempre una minoranza. Allora il primo intervento è quello della formazione delle future consacrate e solo dopo si comincia a impiantare opere di carità e a sviluppare la congregazione con le suore professe del luogo. L'importante è la qualità della vita spirituale dei consacrati, ma a questo punto diviene urgente anche cercare nuove forze per continuare a tenere vivo il carisma del fondatore San Luigi Orione. In vista anche del prossimo capitolo generale, guardando alla vitalità e sopravvivenza della congregazione, forse occorre chiedersi se non sia necessario investire di più in quelle nazioni che al momento offrono un maggior numero di vocazioni. Saranno loro nel futuro a sostenere poi gli altri paesi in crisi di vocazioni. Questo probabilmente è il momento dell'Asia che conta una gran ricchezza di giovani e che hanno scelto la vita consacrata. Ma bisogna muoversi e non perdere tempo. La sfida di oggi è la formazione di queste ragazze che sono la speranza per il futuro. Con 1 o 2 suore per ogni nazione si può iniziare a fare la formazione e poi aprire nuove comunità. La continuità dei servizi apostolici come le iniziative di carità esprimono la ricchezza del nostro carisma in unione alla Chiesa locale e ai bisogni dei tempi. Tante le sfide, insomma. E vogliamo offrire a coloro che sono in formazione l'opportunità di un servizio apostolico, dove vivere e sviluppare lo stile orionino della carità.
Le spese di trasporto e di visite internazionali per le religiose e coloro che sono in formazione sono sicuramente una grave preoccupazione dal punto di vista economico. Le suore sacramentine, da tanti anni attese e richieste dal vescovo della diocesi di Nova Liches, finalmente sono arrivate. Sono il vero tesoro, perché con la preghiera tutto diventa fecondo e va avanti. Adesso imparano anche l'inglese e cercano di mettere in evidenza questa riflessione all'Assemblea Centrale. Cominciano a pensare come farsi conoscere, come fare pastorale vocazionale. Tra poco si trasferiranno nella nuova casa, che è stata ristrutturata e data in uso gratuito dal vescovo. Infine ci sono delle aspiranti che manifestano il desiderio di dedicarsi a una vita contemplativa e per questo sogniamo di avere un ramo contemplativo della congregazione anche qui in Asia. La Divina Provvidenza con noi è stata buona e viviamo con gioia ed entusiasmo la crescita della congregazione nel continente asiatico. Con Don Orione sempre. Ave Maria e avanti.